La nostra regione è interessata marginalmente da una circolazione depressionaria posizionata sull'Europa centro-orientale, depressione colma di aria fresca e incurta che determina condizioni di tempo instabile con rovesci sparsi anche a carattere temporalesco. Negli ultimi giorni il promontorio subtropicale africano ha subito un netto ridimensionamento, spostandosi verso sud-ovest ed interessando con il suo lembo più settentrionale la penisola iberica, fino a saldarsi con un vasto anticiclone esteso dalla Scandinavia alle isole britanniche. Ad est di questa struttura di alta pressione è presente una conca depressionaria con un minimo barico secondario che, nella giornata di sabato 28 agosto, scivolerà lungo l'Adriatico, richiamando aria fresca che attraverserà l'intera nostra penisola, determinando, oltre ad un'ulteriore diminuzione delle temperature, condizioni di instabilità anche sulla nostra regione, instabilità che persisterà anche nella giornata di domenica 29. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 28 agosto, al mattino cielo generalmente nuvoloso, specie in prossimità della costa, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporalesco. Va sottolineato che non avremo una condizione di maltempo diffuso con precipitazioni continue e persistenti, bensì si tratterà di fenomeni a rapida evoluzione che lasceranno spazio a ampie schiarite. Nel corso della giornata l'instabilità riguarderà essenzialmente le aree interne montuose, dove, specie durante il pomeriggio, non mancheranno rovesci temporaleschi. Temperature in diminuzione, specie nelle aree interessate dalle precipitazioni. Venti da deboli a moderati con improvvise raffiche durante i fenomeni più intensi. Mare mosso, localmente molto mosso al largo. Domenica 29, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti consistenti nel corso della giornata, associati a precipitazioni sparse e localizzate nelle aree montuose, ma in estensione alle aree costiere del Cilento nel corso del pomeriggio sera. I fenomeni potrebbero assumere carattere di temporale anche di forte intensità. Rammento che si tratterà di precipitazioni di breve durata che lasceranno spazio ad ampie schiarite. Infatti, dalla serata o tarda serata è previsto un netto miglioramento con il ritorno a condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature senza particolari variazioni con valori lievemente inferiori alla media stagionale, venti tra deboli e moderati da ovest-nord-ovest e mare mosso. Nei primi giorni della prossima settimana l'anticiclone africano proverà ad insediarsi sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, favorendo un'attenuazione dell'instabilità e una lenta risalita delle temperature. Alta pressione che potrebbe spingersi ulteriormente verso la nostra penisola nella seconda parte della prossima settimana, dunque nei primi giorni di settembre, favorendo così condizioni di tempo in prevalenza discreto e soprattutto determinerà un più deciso rialzo delle temperature. Ovviamente non avremo nessuna ondata di caldo, ma solo una fase tipica dell'estate settembrina, sulla cui durata è prematuro parlarne. Invito pertanto i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui, un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.